Allora, possiamo cominciare questa sì. bella avventura. Oggi ufficialmente si aprono le danze di una festa da me voluta veramente in maniera spassionata. I sacrifici che abbiamo fatto noi come società, con chi è che mi collabora, con gli stessi tifosi che sono sempre presenti. Peppe, devi sapere che i miei tifosi fanno il pullman, sono venuti a Potenza, a Latina, quindi siamo diventati veramente un fenomeno sociale, siamo orgogliosi di questo. E oggi un po' di emozione c'è, dopo tanto tempo, perché stare qui accanto al primo cittadino, al presidente del CONI e all'amico, non al senatore, all'amico Lucio, mi riempie di gioia, perché è un fatto questo che Aversa deve essere orgogliosa, è un evento che Aversa dovrà ricordare nella storia dello sport. Organizzare una Final Four, fare in modo tale di vincere un bando che la federazione ha fatto contro mostri sacri, chiusi, Carpi e Treviso, significa veramente che abbiamo fatto qualcosa di bellissimo. La riprova, lo sapete bene, chi è che frequenta il palazzetto, sono i fantastici tifosi che affollano ogni sabato la struttura del palazzetto dello sport via Salvo d'Acquisto. Siamo l'unica società italiana che in Serie B1 fa numeri di 1500-1700 persone. Si è riscoperto un po' la cultura e l'arte della pallavolo ad Aversa, quindi l'occasione più bella per promulgare ancora di più sia la pallavolo ad Aversa, ma sia soprattutto la città di Aversa, è stata certamente questa Final Four. Io sono sempre stato orgoglioso di essere un cittadino aversano e la cosa più bella è fare qualche cosa per la mia città. Se lo facciamo attraverso lo sport e attraverso la cultura diventa ancora più bello. Avere tre pullman di tifosi che verranno, nonché altre circa 150 persone che verranno in maniera autonoma da Treviso, da Chiusi e da Modena a passare Pasqua qui, perché hanno fatto i pacchetti loro che rimarranno fino a domenica, avere quindi la possibilità di ospitare, sono tutte le strutture ricettive alberghiere piene, sia l'Hotel del Sole, sia il Max che il Plaza, per me ecco, riempie di gioia, così come deve riempire di gioia anche, come sicuramente lo è, il primo cittadino, per quello che nel mio piccolissimo si è riuscito a fare. Io ringrazio, nonostante le polemiche, vorrei smorzare ogni tipo di polemica e vorrei che nessuno in effetti possa fare alcun tipo di discorso polemico. Il comune di Aversa ci è stato vicino con questa presentazione della Final Four. Purtroppo i problemi dei comuni li conosciamo tutti quanti quali sono. La spending review è stata una mannaia per tutti, quindi per noi è un onore essere qui. Noi ringraziamo l'amministrazione comunale, ringraziamo il CONI, ringraziamo il presidente della federazione provinciale che ci è stato vicino, ma ringraziamo soprattutto la città di Aversa che mai come in questo momento ci è stata vicino, ci sarà vicino e speriamo solamente che questi due giorni siano due giorni di sport. A me non interessa il risultato della mia squadra, l'ho già detto a chiare lettere. Per me la vittoria è stata organizzare qui questa fantastica Final Four. Interessa solamente una cosa, che Aversa come città esca vincitrice da questo, da questi due giorni che dovranno essere veramente nella mente di tutti quanti. Sarà fatta un'organizzazione capillare, quindi avremo dei percorsi, grazie ad Aversa Turismo, avremo dei percorsi turistici che saranno impegnativi, ma saranno soprattutto dei percorsi che daranno lustro alla nostra storia. E ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato, c'è un po' di emozione, ringrazio il presidente della Aversa Normanna per la sua presenza, Giovanni Spezzaferri, ringrazio Giovanni Apicella, presidente dell'ALP, ringrazio i miei tifosi che sono lì e niente, penso che a questo punto debba parlare il nostro primo cittadino per il saluto e per, ecco, vorrei veramente, Peppe, che raccogliessi questo mio entusiasmo e lo potessi trasmettere anche tu alla città, perché avremo un palazzetto pieno, ma soprattutto avremo Aversa al centro del mondo sportivo in questi due giorni di Pasqua. Io penso che posso passare dai ringraziamenti che tu hai naturalmente e doverosamente distribuito in quantità adeguata. Naturalmente cogliere l'occasione per ribadire che la città
questo concetto l'ho assunto dal momento che ci siamo seduti al governo della stessa, e quindi mi pare che siamo perfettamente in linea con un'idea strategica, è quello di valorizzare con lo sport la città, ma concatenato lo sport a tutto quanto di storico, di artistico, di le grandi tradizioni di questa, certo, grande. Io leggevo questa presentazione che è stata distribuita, a me pare che ci sono alcuni concetti che vanno assolutamente sottolineati. L'orgoglio normanno, esatto, la fierezza, che per la verità in questi anni noi abbiamo un poco disperso, perché sono tanti anni, tra l'altro voglio dire una cosa, sentivo, orecchiavo l'interlocuzione tra il senatore e tuo padre, e tu mi pare che non è che hai fatto, tu hai continuato in un'esperienza, ma l'idea è partita un poco di anni fa, sì, se non ho capito, sì, è così, E quindi questo dà maggior vigore e maggiore forza, insomma, a questo concetto delle tradizioni, del diciamo dell'impegno che si tramanda, si trasforma in, diciamo, e recupera, anche se ci sono stati anni, per la verità, di assenza rispetto anche alla parola che io ricordo, è stata un momento di coinvolgimento sociale, culturale, del mondo giovanile, c'era una competizione straordinaria, adesso ha brillato in quegli anni. Ecco, io spero che si recuperi questo tipo di, attraverso te, l'attività che stai mettendo in campo, l'interazione con tanti segmenti, anche le tradizioni, diciamo, della cultura che sono in avversa. Insomma, l'altro elemento che voglio sottolineare è questo aspetto che mi piace assai, è terra, da terra dei fuochi a terra del volo. Ecco, io dico, siamo stati per troppi anni, descritti non per quello che siamo per davvero, non per quello che la città è capace di promozionare, di valorizzare, che all'interno stessa di tutte le mura di questa città, la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione, noi siamo stati in qualche modo inglobati in uno scenario, a mio avviso, diciamo pregiudiziale, pregiudizievole, cioè lo scenario di terra dei fuochi. Che significa? E allora il punto è l'orgoglio, il rilancio del territorio attraverso gli strumenti quelli più significativi. Lo sport è uno di, diciamo, dei segmenti a mio avviso importanti, e quindi in questa occasione voglio anche ringraziare il presidente Spezzaferri per quanto sta facendo, perché è riuscito a portare fino anche me sugli spalti, che non è che non sono un tifoso, penso che magari ci sono tanti altri impegni, però ecco, delle volte senza essere invitato mi sono presentato perché ho sentito nelle partite quelle più sentite, anche come città, no? Aversa, Normanna, Casera, con la Casertana, insomma, è incominciato un coinvolgimento che spero impegni tutta la città in questo tipo di azioni, che sono tra l'altro significative, importanti, pedagogiche, c'è il coinvolgimento dei giovani, i quali possono anche trovare dei momenti, come si fa anche per il calcio, di alternativa, no? Al disimpegno della società che li pone magari, insomma, per le strade o all'interno di, diciamo, di segmenti poco opportuni per la formazione del giovane. Quindi da terra dei fuochi io spero che si possa, terra dello sport, ma terra che in qualche modo recuperi quell'orgoglio identitario, lo riaffermi in tutte le articolazioni, quelle sociali, quelle culturali, perché no, quelle sportive, e in qualche modo recuperiamo anche un grande concetto. Io, che voi sapete tutti, non sono di Aversa, però io ho risolto questo problema del non essere nato in questi 8 chilometri quadrati con il concetto della contea normanna. Qualcuno dirà, ma di che sta parlando? Ma sto parlando di un fatto da cui noi dovremmo in qualche modo partire, ripartire per riaffermare appunto quelle grandi tradizioni che sono state negli anni dismesse. Abbiamo lasciato all'incuria degli uomini e del tempo tanti bei grandi contenitori che hanno rappresentato appunto la città di Aversa nel riferimento territoriale di area vasta, compreso il nord di Napoli. E allora
questo è, a mio avviso, è quanto dobbiamo costruire in Aversa, e Aversa deve essere momento di promozione all'interno dell'Agro Aversano e non solo. Abbiamo la coincidenza del Tribunale di Napoli Nord, i corsi e i ricorsi storici. E cioè il nostro vescovo va per competenza territoriale anche il nord, richiamando i confini dell'antica contea normanna. Il Tribunale di Napoli Nord ricalca quel tipo di territorio. Trattasi la sfida, è a cura della classe dirigente, degli uomini di buona volontà di questa città, per recuperare anche su quel fronte un ritardo che è diventato millenario, certo, e che può portare questo nostro territorio ad essere quello che è stato, in aggiunta con quanto si può essere a rappresentare oggi. Quindi ti auguro di tutte le fortune per la squadra, per te stesso, e naturalmente io presumo e penso che debba in qualche modo impegnarmi a fare una cosa. La prima partita quando ci sta? Venerdì alle 19:30. Venerdì alle 19:30 il sindaco sarà. Benissimo, al Palazzo. Sarai naturalmente anche alla cena di gala, giovedì sera alle 8, sì. Peppe, a me interessa più che più al palazzetto. La cena di gala è un fatto con le altre. Allora, palazzetto. No, però vederti al palazzetto è preferibile. Però vabbè, se viene alla cena di gala, naturalmente, no, devi essere. Devo confessare, come tutti gli anziani, non ti piace io al palazzetto c'ho un problema. L'acustica che dobbiamo risolvere, perché io basta che sto mezz'ora al palazzetto, mi introno, e quindi dobbiamo trovare un modo, che mi hanno spiegato pure, come sempre con parsimonia si può affrontare e risolvere. Va benissimo. Grazie. Grazie. Lucio. Senatore Romano, non Lucio. Non ho menzionato il mio amico Giovanni, che saluto veramente con affetto. Perché Giovanni Abicelli, sì, che è primo in Serie C, quindi speriamo che l'anno prossimo ci sia un'altra squadra di pallavolo femminile in Serie Nazionale, con tutto il cuore, Giovanni. Bene, io ringrazio Sergio, il presidente di Meo, dell'invito che mi ha posto a partecipare a questa conferenza stampa, che ho colto con un grande piacere per un duplice motivo. Per un primo motivo di ordine affettivo, in ragione di una lunga e antica frequentazione, ma dall'altro per una riflessione che vorrei porre alla vostra attenzione. In un mondo globalizzato, dove non esistono più perimetri né cittadini né provinciali, parlare di una identità che riconosca la stessa, ma che nello stesso tempo crei un distingo rispetto alle altre, io credo che questo voglia significare percorrere la storia all'inverso. Come se noi volessimo tornare ai primi capitoli della storia, in una realtà nostra che invece non può e né deve limitarsi ai perimetri territoriali, ma l'identità deve, come dire, vivere un momento dialogico con altre realtà che hanno un respiro non solo regionale, ma nazionale e direi internazionale. Perché faccio questa riflessione? Perché l'evento sportivo in quanto tale è una metafora di quello che voglia oggi significare non solo l'attività sportiva, ma una realtà cittadina che si apra ad un mondo. Perché aprendosi in questo modo significa aprirsi non solo a degli orizzonti, ma significa migliorare non solo la nostra vivibilità, ma creare anche un'apertura mentale che si riverbera e si ripercuote inevitabilmente non solo nel vissuto quotidiano, ma diventa operazione culturale. Perché l'attività sportiva che viene svolta è, diciamocelo in maniera molto franca, con il sacrificio dei privati, perché dovunque si vada in Italia nelle attività sportive vengono svolte, se non c'è l'investimento del privato, l'attività sportiva difficilmente può avere il suo sviluppo. La lascio qui la cosa, senza entrare in delle valutazioni, delle dinamiche che non sono proprie quelle di una conferenza stampa, ma credo che il sacrificio di un privato, di una famiglia evidentemente, può rappresentare, come dire, il giusto esempio perché anche altri, nelle misure e nei modi che vengono dati, possono partecipare a questa competizione, che non è solo una competizione sportiva, è una competizione che reputo simbolicamente rappresenti un riscatto dei nostri territori. Perché un riscatto dei nostri territori? Perché storicamente noi continuiamo quel percorso di grande tradizione, che è quello della pallavolo di Aversa, voglio dire, e che ci ha caratterizzato in tutta la realtà nazionale e non solo, ma caratterizza il nostro territorio anche per un'attività sportiva che diventa veicolo dei giovani a poter in maniera virtuosa partecipare e in maniera virtuosa costruirsi nell'ambito di una partecipazione sociale. Perché credo che questo sia un dato estremamente importante. Non dimentichiamo che l'attività sportiva non è un'attività sportiva esclusiva o escludente, ma l'attività sportiva è in quanto tale attività inclusiva. E mi fa piacere anche porre alla vostra attenzione
un disegno di legge che è in corso di discussione al Parlamento, che parla di inclusione territoriale ed inclusione sportiva per gli extracomunitari, vale dire di quelli che sono nati in Italia e che quindi potranno trovare una facilitazione per quanto riguarda l'attività sportiva. Questa è l'attività sportiva. La partecipazione è importantissima, la vittoria, diciamo la verità, è anche importante, ma anche quando la vittoria non è raggiungibile, la vera vittoria la si traduce quando ci si apre agli orizzonti, si dà la possibilità non solo di ospitare altri, ma far sì che lo sport diventa un viatico di comunicazione, di relazione, certo, di dialogicità. Questo è il vero senso dell'attività sportiva. Questo credo che sia il significato di questa Final Four che caratterizzerà questi prossimi giorni e che si collocherà in questo territorio. Io credo che solo in questo modo noi potremo lucrare, nel senso nobile dell'espressione, un'attività sportiva che non rimane come tale, ma diventa un motivo simbolicamente di rinascita ulteriore di un'attività sportiva che si allarghi quanto più è possibile e che dia anche entusiasmo ai giovani per impegnare il tempo libero in maniera virtuosa e poter raggiungere dei grandi risultati, non solo a livello sociale, ma soprattutto a livello sportivo e quindi formativo. Io credo che questa sia la valenza di questa iniziativa ed ecco perché io rivolgo il mio pensiero di gratitudine nei confronti della famiglia Di Meo, che con questa iniziativa non dico che hanno raccolto il risultato ultimo, ma il primo anello di un lungo percorso ancora da venire. Grazie. Grazie Lucio. Ora, l'onorevole Santulli è nascosto? Sono dietro i vestiti. Ah, sei dietro. Allora ringrazio Paolo per un intervento, perché poi Dulcis in fundo chiuderà il nostro presidente del CONI. Paolo, sia perché mi è stato vicino, sia soprattutto perché come Panathlon ha messo a disposizione il premio come miglior giocatore per questa finale di Coppa Italia, che lui ha giustamente voluto chiamare premio Fair Play, anche perché tutto questo rientra nel discorso che facevi tu, Lucio. Quindi saranno due giorni di sport, ma di sport non per il risultato, saranno due giorni di Aversa Caput Mundi per quanto riguarda la pallavolo italiana. Prego Paolo, mi sono trovato anche a fare il moderatore, vedi oggi. Grazie Sergio, tu sostanzialmente in questo momento stai dando alla città di Aversa una opportunità che credo sia unica per lo sport della pallavolo. Questa città è stata capitale della pallavolo del Mezzogiorno per tantissimi anni, per cui credo che meriti questo riconoscimento, per questo ti abbiamo sostenuto, perché crediamo che attraverso la pallavolo e attraverso lo sport questa città può acquisire sempre più ulteriori possibilità di sviluppo, perché anche lo sport è un veicolo che può dare tante, tantissime opportunità, soprattutto poi se pensiamo alla direzione della formazione, dell'educazione. Noi come Panathlon stiamo facendo tantissimi progetti con le scuole e parliamo di educazione attraverso lo sport, cercare di formare quello spirito cavalleresco che oggi purtroppo si è perso e che invece i giovani devono praticamente cominciare a prendere come punto di riferimento e poi da adulti continuare in quella direzione, in una realtà che purtroppo è più o meno complicata, difficile, complessa. Ci troviamo di fronte a situazioni di violenza, abbiamo affrontato temi come il bullismo e noi con questi nostri sistemi, metodi, progetti stiamo veicolando questa nuova possibilità che attraverso il Panathlon di Caserta noi vogliamo pubblicizzare come modello in tutte anche le altre parti, non solo della nostra regione ma anche sul territorio nazionale. Quindi è chiaro che esempi importanti di atleti che come verranno qui ad Aversa per la Final Four danno un forte, diciamo, interesse ai ragazzi, ai giovani, che da lì possono magari avere dei punti di riferimento per potersi specchiare e quindi impegnarsi per raggiungere quegli obiettivi, ma obiettivi che nello sport si raggiungono solo ed esclusivamente con il sacrificio, con l'impegno e con il rispetto delle regole. E abbiamo parlato di cose di cui questo mondo ha tanto bisogno e per questo noi le vogliamo promuovere nella misura con la quale
le stiamo promuovendo, e per questo ringraziamo Sergio Di Meo e la sua società, l'amministrazione comunale di Aversa e anche il Panathon, che è vicino a questa manifestazione, con l'augurio di poter raggiungere nella pallavolo sempre più importanti risultati. Auguri, grazie, complimenti Paolo, per tutti. Grazie. Lo spirito che parlava Paolo dei giovani, sindaco, noi lo stiamo facendo quotidianamente, perché noi, devi sapere che ogni settimana con la nostra società di marketing, la nostra società di comunicazione, noi visitiamo ogni scuola di ordine e grado ad Aversa. E la cosa più bella è quando al palazzetto, su 1500 persone, ci sono 300-400 bambini festanti che a fine partita, oltre durante la partita, giocano con la nostra mascotte. A fine partita entrano in mezzo al campo, chiedono l'autografo ai bambini, ai giocatori. Quindi la cosa più bella è proprio questo, vedere questo vociare continuo dei bambini vicino ai nostri tifosi. Se li vedi esultare con i tamburi, è diventata veramente una cosa bella, perché poi i bambini rappresentano il tutto per il futuro. E noi stiamo educando anche al tifo, stiamo educando anche allo sport questi bambini. Forse questo è il progetto più bello, perché entrare nelle scuole e dare il valore allo sport significa dare il valore della vita nel vero senso della parola. Allora, il presidente del CONI, Mimmo De Simone, ci conosciamo da poco, ci conosciamo. No, abbiamo fatto tante cose insieme. Con vorrei esprimere alcuni sentimenti che oggi mi sono venuto qui con grande piacere. Anzitutto, l'amico Sergio Di Meo, con cui abbiamo fatto tantissime cose insieme anche quando era amministratore provinciale, ma soprattutto io ho sempre ammirato il suo impegno sportivo, non solo di presidente, ma io ricordo di atleta. Anche io di atleta, ex atleta. Mi è premiato anche come atleta. Quando la squadra juniores esatto, ebbe un risultato significativo. Vincevo il titolo di campione di Italia. Esatto, sì. Che vincesse il titolo. E adesso con questa squadra che sta riportando Aversa a riconfermarsi capitale della pallavolo, perché noi identifichiamo nel mondo dello sport alcuni centri per la loro tipologia sportiva. Marcianise è la capitale del pugilato italiano e forse mondiale. Aversa è stata una capitale della pallavolo e sta tornando a avere questa importanza sia per la squadra, la Exton, che speriamo possa ancora andare avanti, sia per la squadra femminile, certo, che ha riportato veramente a un livello esaltante quello che è la storia della pallavolo di Aversa. Quindi un sentimento di ringraziamento a Sergio per questo suo impegno, che veramente è significativo, e soprattutto perché porta per la prima volta, prima ne parlavamo con l'amico Guglielmo Moschetti, che è vicepresidente regionale della Federazione Pallavolo, e col mio vicepresidente Geppino Bonacci, parlavamo che questa è la prima volta che una Coppa Italia si svolge qui. Si ricordava qualcosa negli anni 80 a Sparanise, ma erano altri tempi ed erano altri segmenti di sport. Avere una Coppa Italia di pallavolo oggi è un fatto storico, come dicevi tu. Averla ad Aversa è ancora più significativo. Ma io mi volevo soffermare su un altro aspetto, e quindi lo dico con sentimento di orgoglio da responsabile e rappresentante del massimo ente sportivo, cioè di quello che lo sport è oggi in grado di regalare alla società, alla comunità. L'amico Lucio diceva dell'impegno dei privati. Ecco, lo sport è un mondo privato che regala al pubblico tante cose belle, anzitutto le soddisfazioni dei risultati, e poi anche l'aspetto dell'immagine, l'immagine, cioè di Caserta si parla sempre per gli eventi sportivi in senso positivo, come si parla male per altri aspetti. Noi cerchiamo con gli aspetti dello sport di riequilibrare, certo, gli altri aspetti, e credo che sia un ruolo importante sul piano sociale e civile. Secondo, terzo anzi, lo sport è il più grande cliente degli alberghi della provincia di Caserta, il che significa che il turismo, l'economia del turismo che è legata allo sport, è un'economia positiva. Solo un ricordo, non perché autobiografico: noi abbiamo organizzato a ottobre il trofeo CONI a Caserta, che era la finale nazionale di un grande evento che organizzava il CONI. Noi abbiamo per 3 giorni, con 2500 persone contabilizzate, non sono come queste manifestazioni di folklore, di musica, di spettacolo, che si dice che vengono
migliaia di persone e poi non si contabilizzano mai sul piano degli alberghi o dei ristoranti. Noi abbiamo fatture per 2.800 persone, alberghi pieni in tutta la provincia per 3 giorni. Questo vale ogni settimana, ogni fine settimana e per ogni grande evento per le società sportive. Quando Sergio Di Meo diceva che gli alberghi di Aversa sono pieni per questo evento, questa è economia, non è sport solamente, è economia per il territorio. E quando la gente che verrà ad Aversa andrà via contenta dell'ospitalità e andrà via anche col pacchetto di mozzarella, esatto. Questa è economia ed è immagine positiva del territorio. Quindi io sono orgoglioso che il mondo dello sport riesce a garantire alla comunità questi valori positivi e mi auguro che la comunità, non parlo di Aversa ma di tutte le comunità istituzionali, riescano pur nella loro oggettiva situazione di difficoltà a dare qualcosa in più allo sport, magari riequilibrandolo almeno in parte con qualcosa in più che viene dato ad altri settori dove ci sono dei eccezionali finanziamenti, ma la resa sul piano del turismo è zero. Parlo della regione, che da 3 anni, 4 anni ha la ferma senza finanziamenti la legge sullo sport e invece finanzia i festival, le musiche qua, le musiche là, le musiche su e le musiche giù. Ecco, questa è una cosa che noi sportivi non possiamo più concepire. Cioè, noi stiamo senza una lira di contributo e produciamo veramente, e il nostro prodotto si vede. Altre cose invece, molto foraggiate, non producono sul piano dell'investimento turistico, della resa turistica, economica e finanziaria, quello che produce lo sport. Quindi io devo dire che sono orgoglioso di questa realtà che sabato e domenica, venerdì e sabato si articolerà ad Aversa, e dico che questo slogan che avete coniato da terra dei fuochi a terra di volle, io direi che non è dalla terra dei fuochi, ma dalla terra del fuoco sacro, della passione, dell'impegno sociale, della volontà di fare. Basta terra dei fuochi, terra del fuoco sacro. Noi siamo la terra dove ci sono gli entusiasmi, la volontà di fare, la volontà di crescere e di migliorare attraverso le cose buone. Questo è una delle cose buone e io ringrazio Sergio Di Meo e tutto il suo staff per aver prodotto questa bellissima iniziativa. Grazie, grazie a voi. Grazie. Allora, c'è la federazione, io non posso ringraziare Mimmo Moschetti come vicepresidente della federazione, né Lino Toscano, perché sono due persone che si stanno attivando tantissimo. Voglio ringraziare Mimmo Moschetti come amico, perché lui è a capo del comitato. Com'è? Eh sì, e ora lo facciamo dire qualcosa, perché comunque è meglio che lo facciamo parlare un attimo, perché lui al capo si è autoproclamato capo coordinatore del comitato organizzativo, quindi della Final Four, giusto? Quindi spiega tecnicamente. Comunque ad Aversa, chiedo scusa se anticipo una questione, cioè abbiamo mutato un dire di Vittorio Alfieri che diceva volley, sempre volley, fortissimamente volley. Ad Aversa volley, sempre volley, fortissimamente volley. Lo sa anche il senatore Romano, che è stato un giocatore di pallavolo. Non so se lui lo ha detto, ma lui è stato un giocatore di pallavolo. L'hai detto tu, è la stessa cosa. Ringraziamo l'amministrazione comunale per questa conferenza stampa. Invitiamo il sindaco e tutta l'amministrazione, sia alla cena di gala che soprattutto alle partite, a 2 giorni di sport sano e puro al palazzetto dello sport di Aversa. E continuo solamente con un ringraziamento a tutti, tutta la città di Aversa che mi è stata vicino, perché questi 2 giorni devono obbligatoriamente essere una vittoria della città di Aversa, non della ex Aversa, ma di tutta la città di Aversa. Dobbiamo essere all'onore. Dobbiamo essere veramente all'apice di ogni tipo di manifestazione culturale che è avvenuta e deve avvenire dal punto di vista sportivo per la pallavolo qui ad Aversa. Siamo la gran città, siamo la prima contea normanna, lo dimostreremo con la nostra civiltà, lo dimostreremo con i nostri prodotti, lo dimostreremo con le visite alle 100 chiese che faremo. Faremo andare via la gente in Veneto, in Toscana e in Emilia Romagna con un carico di cultura che sicuramente loro si sogneranno di avere dalle loro parti. Grazie. Allora voglio consegnare la sciarpa. Questa qua?
la sciarpa al nostro sindaco. Grazie. Comunque venerdì c'è la Via Crucis pure. E dopo vieni, dopo la Via Crucis vieni. Facciamo a Paolo. Grazie, speriamo che non sarà una Via Crucis grazie, pure partita, per no, noi. No, e soprattutto, ecco, diamo la sciarpa al nostro designone. Che... Ah, sì, ci vuole anche per me la sciarpa, è giusto, sì. Dai, facciamo. Ecco qua. Ok. Allora.